Tra le voci di un'economia marittima ancora tutta da sfruttare, la Calabria può contare anche sulla nautica. Sono diversi e tutti molto importanti, malgrado un profilo mediatico piuttosto basso, i cantieri nautici calabresi che offrono qualità e producono peraltro un indotto altrettanto sostanzioso. Le nostre telecamere oggi incontrano l'imprenditore Claudio Guarascio, che assieme ai figli Andrea, Adriano e Mirko porta avanti un cantiere all'avanguardia nei pressi dell'aeroporto di Lamezia Terme, sul Tirreno catanzarese. Siamo in mare, possiamo dire, da 40 anni, da oltre 40 anni. E ultimamente i ragazzi hanno costituito delle imprese, Cantieri Nautici Guarascio per l'appunto, Trident e Pro al Vento, quindi sono loro adesso il nuovo riferimento. Io, diciamo, sono il passato e questi ragazzi si stanno mettendo in gioco con vari prodotti. Prua porta altresì il progetto dei gommoni Thor, che sono dei gommoni molto innovativi con delle carene nuove, performanti, è sempre studiato, viene tutto studiato sempre col mondo scientifico. Quindi la peculiarità di questo gruppo, che poi Guarascio Gruppo, diciamo, che li racchiude un po' tutti, i cantieri, proprio stare insieme, diciamo, è la cosa nuova, ma la cosa nuova che ci dà il mercato, nel senso che bisogna per forza fare rete e stare insieme per affrontare le sfide dei mercati internazionali, che sono sempre più agguerriti. Si parte da, diciamo, da questo gruppo, da questa compagine di cantieri, per poi allargarla a un'associazione che noi abbiamo dei costruttori dei due mari, che siamo circa 100 imprese insieme, e questo ci dà contrattualità con la regione. Ha parlato dell'Associazione Costruttori dei Due Mari, finalmente cade il tabù che in Calabria, nel Meridione, non si fa rete. Quanto conta affrontare i problemi facendo associazione e quali sono i vostri obiettivi? È importantissimo stare insieme, perché il mondo con la globalizzazione ci ha dato un'accelerazione mostruosa. Quindi stare insieme significa scambiarsi idee, essere pronti sul mercato, affrontare le sfide, le progettualità, i colleghi, tutti. Noi in questo ci siamo abbastanza attrezzati e andiamo a discutere con la Regione Calabria le nostre problematiche, quindi loro sanno cosa l'imprenditore chiede, altrimenti ci chiudiamo, loro si chiudono nelle stanze, noi ci chiudiamo nelle aziende, quindi non c'è mai un punto d'incontro. Quindi questo, stare insieme alle imprese, è di assoluta, è vitale. Ci prefissiamo, cosa ci portiamo avanti? No, chiaramente affrontiamo i mercati internazionali, affrontiamo Düsseldorf, Parigi, i mercati nostri di riferimento, i saloni sono questi. È lì che ci confrontiamo col mondo, ed è lì che, avendo fatto rete prima, essendo forte di progettualità e di studi, perché noi ricerca e sviluppo ne facciamo abbastanza, è lì che poi tu riesci a ottenere i risultati, quando il mercato ti premia. Il risultato finale è sempre il mercato. È lì, nel confronto internazionale, che nautica calabrese scoprite? La nautica calabrese nel mercato internazionale è fra le prime. Abbiamo ditte in Calabria, leader, diciamo, di questo settore, che costruiscono prodotti di alta qualità. Ultimamente una ditta a Catanzaro, un collega, ha presentato una barca che costava circa 1.200.000 euro con lo giroscopio, una cosa inedita per questo settore. Quindi noi, da questo punto di vista, siamo orgogliosi e facciamo il plauso a tutti i costruttori e i colleghi che sviluppano e portano avanti queste meravigliose idee. Non
Non è proprio uno scoop perché se ne è parlato nelle ultime settimane, ma a livello televisivo quello che vi mostriamo è davvero una primizia. Guarascio, alle sue spalle c'è la famosa Electra, una barca che è destinata a fare rumore, anche se in realtà poi il rumore con il motore non lo farà. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto sempre studiato col mondo scientifico, praticamente è una barca totalmente elettrica. La nostra prerogativa era proprio quello di andare alle Isole Eole al costo di 20 euro, mentre prima, se non ci vogliamo andare con i normali motoscafi della stessa portata, si parla di 1000 euro di carburante, quindi c'è una grande differenza. È la nuova strada, questa non c'è dubbio che il nuovo percorso della nautica si va verso l'elettricità. Questi sono motori elettrici costruiti in Finlandia, ci stanno arrivando nelle prossime settimane, quindi dovremmo montarli e poi fare tutti i collaudi. Ma siamo felici di questo progetto proprio perché ci abbiamo creduto fra i primi, abbiamo investito fra i primi cantieri. E questa sarà, vi invitiamo in acqua, poi sarà una bella novità sicuramente per tutto il mondo nautico, non solo calabrese ma internazionale. Considerando che questa barca ama in special modo i laghi, c'è un appuntamento in primavera o in estate che possiamo già dare per il varo? In primavera c'è il salone che la Regione Calabria sta promuovendo, spero che si faccia al più presto verso marzo, non so se praticamente sul porto di Tropea, e lì noi la presenteremo. In quell'occasione sarà presentata proprio in occasione del salone nautico della Calabria. Guarascio, abbiamo fatto cenno a questo salone nautico di primavera a Tropea. È un appuntamento già molto intrigante, ma di cosa si tratterà in particolare? È un appuntamento importante perché è un salone, diciamo, dell'usato, ma noi cantieri ci teniamo a questo salone perché, essendo la Calabria un polo nautico che compete nel mondo, quindi i cantieri sono di spessore, quelli che ci sono in Calabria, noi faremo in modo di mettere in mostra tutto il nostro, diciamo, tutta la nostra campionatura. Noi per l'appunto presenteremo Elettra in questo periodo che ci sarà il Salone a Tropea e la metteremo sicuramente in acqua per farla provare, insomma, alle persone che lo vogliono fare. E chiaramente ringraziamo la Regione Calabria, l'assessore Orso Marzo, che ci sta dando la possibilità di sviluppare il settore nautico come noi imprenditori gli abbiamo chiesto. Quindi siamo stati ascoltati dalla Regione e, continuando da questo passo, noi diciamo che ci sentiamo come imprese, come imprenditori più tranquilli, più forti, abbiamo più grinta, più voglia di fare. È l'indotto che potrebbe essere valorizzato ancora più di quanto è importante oggi. E certo, perché noi nell'associazione siamo sollecitati dalle imprese, sono diverse imprese, diversi indotti. In Calabria, non mi stanco mai di dirlo, che abbiamo un forte indotto che lavora di qualità, di alta qualità, che lavora in questo mondo e quindi si valorizza, si rafforza e diamo, almeno lavoriamo, le nostre maestranze, le nostre famiglie. Insomma, non c'è bisogno di emigrare, restiamo nella nostra terra.